Oggi un incontro dibattito su un tema molto importante, quello dell'eutanasia. Abbiamo il prete, teologo, filosofo Luca De Rosa. Qual è chiaramente, vista anche la sua veste istituzionale, il punto di vista pregnante e il tema centrale di questo dibattito? Chiaramente dagli occhi di qualcuno che necessariamente deve sostenere la dignità dello spirito. Sì. Io ho scelto come profilo per sviluppare, insomma, la tematica nella relazione di oggi il tema della dignità umana, nel senso che ritengo che al primo posto si debba mettere la difesa, la promozione della dignità della persona umana, perché oggi sappiamo che sono molte, insomma, le questioni che mettono a rischio la dignità della persona, sia sul piano personale, umano, come anche sul piano sociale. E quindi voglio insistere su questo come punto di partenza per poi sviluppare la tematica tenendo conto dei vari aspetti che riguardano appunto la difesa proprio della persona, il valore della persona, perché al centro mettiamo l'uomo e quindi il valore dell'uomo. Infatti io voglio proporre un nuovo umanesimo, perché è necessario che riproponiamo il tema dell'umanesimo però in maniera nuova, cioè un umanesimo che rimetta al centro la persona umana e restituisca all'uomo i suoi diritti fondamentali nel corso di tutta la sua esistenza. Luca, però è anche vero poi che è giusto fare un'analisi dal punto di vista opposto, ovvero lì dove un malato in stadio terminale per tanti anni vive una sofferenza, un handicap, una grossa difficoltà, uno spiraglio sociale, bisogna andarlo a pescare addirittura oltre Alpe e bisogna addirittura pagare. Sì, io sono chiaramente per la difesa della persona umana, per cui non accetto assolutamente né l'eutanasia né il suicidio assistito. Sono per invece cercare di stare accanto alle persone che soffrono, soprattutto alle persone che si trovano in situazioni di solitudine, perché non manchi mai alla persona che sta soffrendo la compagnia di altri che lo aiutino a fare sì che al primo posto si metta la cultura della vita. E in questo sono convinto che la solidarietà sia il valore fondamentale sul quale noi possiamo costruire un rapporto più fraterno per aiutare coloro che soffrono, perché non si vengano mai a trovare da soli. In questo penso che ci sia da dare un aiuto molto importante anche alle famiglie, perché molte famiglie spesso si trovano a gestire delle situazioni veramente molto al limite, e credo che in questo sia necessaria la collaborazione di più istituzioni, dall'istituzione parrocchia naturalmente, ma anche tutte le altre istituzioni, soprattutto per quanto riguarda le ASL, quindi istituzioni pubbliche, per fare sì che le famiglie e soprattutto i soggetti che si trovano a vivere situazioni molto difficili possano affrontarle favorendo sempre il valore della vita umana. Antonio Vigilante è filosofo, chiaramente il punto di vista è completamente diverso. La dignità, l'eutanasia, molte volte però questi argomenti si affrontano solo lì dove i mass media, no? Attivano una discussione sociale. Tra le note, il Parlamento era completamente vuoto qualche giorno fa, lì dove si votava per il testamento biologico. È chiaro che se si interviene in maniera mediatica sulle nuove generazioni in maniera così forte, un po' si riesce a condizionare l'opinione pubblica. Sì, io sono un filosofo, sono anche un docente. Posso dire che questo tema interessa moltissimo alle nuove generazioni. A scuola è una delle tematiche che i ragazzi vogliono affrontare più di frequente, vogliono dire la loro, vogliono documentarsi. E la mia posizione stranamente in teoria dovrebbe essere la stessa di Don Luca, nel senso che anch'io mi preoccupo molto della dignità. Il mio intervento l'ho intitolato Eutanasia e dignità umana. È una dimostrazione un po' di come si possa giungere a conclusioni diverse partendo da premesse uguali. Io mi chiedo se la dignità umana sia compatibile con una condizione come quella di Eluana Englaro o come quella di Pier Giorgio Welby, nel senso che io mi pare che la dignità sia sempre legata all'autodeterminazione. La mia dignità di essere umano è legata al fatto che io posso decidere della mia vita. Nel momento in cui io mi trovo a vivere sostanzialmente in una condizione di prigionia nel mio stesso corpo, la mia dignità è fortemente limitata. Allora io credo che in questo caso, proprio per salvaguardare la dignità umana, sia necessario rendersi conto che quella non è più vita. Una cosa su cui vorrei riflettere è che cosa vuol dire vita. Noi in genere usiamo questo termine in due modi diversi.
una persona è viva quando respira, ma una persona è viva quando dice la vita è bella. Quando diciamo la vita è bella, intendiamo dire la mia esperienza è bella, la mia esperienza è ricca. Allora, cos'è vita? Quale vita è sacra per noi? Quale vita ha un valore? A mio avviso la vita con valore è la vita come esperienza. Non possiamo intendere la vita di un essere umano come il semplice fatto che il cuore batta. A mio avviso difendere quella sacralità della vita vuol dire proprio offendere la persona umana, nel senso che si riduce la persona umana al solo elemento fisico del battito del cuore, mentre la persona umana è un essere spirituale. Nel momento in cui l'esperienza spirituale non è più possibile, bisogna prendere atto del fatto che sarebbe offesa alla dignità umana continuare a mantenere il battito del cuore, semplicemente, perché non siamo un cuore che batte, siamo esperienza, siamo vita nel senso più complesso. Se spostiamo il tema da quello che è il soggetto nello specifico a quella che è la famiglia, che è tutto il suo universo, che le ruota intorno, lì dove poi una condizione di forte handicap condiziona anche in maniera poderosa la vita della famiglia stessa. Sì, io sono d'accordo con Don Luca quando dice che bisogna dare il massimo sostegno possibile alle famiglie. Non sono d'accordo sull'idea di star vicino, nel senso che assolutamente bisogna star vicino, ma non sempre è possibile avvertire la presenza di una persona accanto quando vivi in condizioni terribili. Per Giorgio Welby aveva accanto Mina Welby, che ho conosciuto e che è una persona splendida, ma in quelle condizioni probabilmente l'esperienza di solitudine è talmente devastante che nessuno ti può stare davvero accanto. Per cui l'idea di poter accompagnare una persona standole accanto in quelle condizioni probabilmente non è realistica. L'esperienza di solitudine è talmente devastante che probabilmente il modo migliore di accompagnare una persona in quelle condizioni è accompagnarla nella morte, aiutarla a morire.